Il nostro viaggio è giunto al termine. Per tornare alle nostre case di Torino, facciamo carpooling fino a Roma e dalla capitale prendiamo un biglietto molto economico con Megabus. Così ce la caviamo con poche decine di euro. Quello che avete visto è stato solo un piccolo assaggio di un'avventura lunghissima, durata circa 8 mesi, durante la quale abbiamo conosciuto tantissime persone, esplorato 5 bellissime regioni del sud Italia e vissuto tanti modi di vivere differenti, ospitati da famiglie diverse. Questo è stato l'ennesimo esperimento sociale, per dimostrare ancora una volta che i soldi non sono così importanti. Per esplorare il mondo e realizzare i propri sogni, bastano un po' di determinazione e di buona volontà. Certo, le nostre emozioni e sensazioni sul viaggio sono state differenti, ma questo periodo lontani da casa ci ha sicuramente cambiato. La cosa più bella che abbiamo imparato è che nella vita è importante riempirsi di esperienze, di avventure e di sogni. Dopotutto il mondo è pieno di possibilità e il futuro può riservare a chi è capace di osare e di partire un sacco di opportunità interessanti. Anche se il viaggio è finito, la verità è che non si finisce mai di viaggiare. La vita stessa è un lungo cammino, una lunga ricerca, e la fine di un'avventura è solo l'inizio di un'altra. In fondo, ci sono ancora molti posti da scoprire, qui in Italia e all'estero. Grazie per averci seguito.